Benvenuti sul canale Architetture Digitali Moderne, il podcast pensato per chi vuole progettare e costruire la tecnologia del futuro. Ehi, ciao, benvenuti a una nuova puntata del mio podcast dedicato alle architetture digitali moderne. La puntata di oggi è dedicata a un tema che sta prendendo sempre più piede ormai nel mondo di oggi, cioè l'intelligenza artificiale. Ormai l'AI è sempre più preponderante, sempre più presente in ogni settore, sia della vita privata, sia della vita lavorativa. Ma in realtà quali sono i trend principali che stanno prendendo sempre più piede in questo settore? Quali sono i temi che dovremmo prestare attenzione? Alla fine l'AI tocca tutti, in qualsiasi settore o ambito ci troviamo, sia nella vita di tutti i giorni. Basta vedere l'AI che ormai è presente addirittura sui cellulari, quando facciamo foto, quando cerchiamo qualcosa, l'assistente, eccetera, sia poi nella vita lavorativa. Ci sono tre trend che vorrei presentarvi, che secondo me stanno diventando sempre più preponderanti. Magari sbaglio, magari ce ne sono altri, però questi tre sono secondo me quelli più interessanti. Robotica, realtà virtuale aumentata e ovviamente intelligenza artificiale generativa, diciamo, chiamiamola così. Prima di partire però vorrei fare tre considerazioni. Prima di tutto, l'AI non è una moda. Ormai il genio è uscito dalla lampada e quindi bisogna gestire questa nuova realtà. Un paio di numeri giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Sono andato a vedere OpenAI, l'azienda che ha rilasciato ChatGPT l'anno scorso. È uscito un anno fa. Tutti investono sul settore, cioè Microsoft è comprata praticamente metà di OpenAI, poi c'è Google, Facebook, la Cina che sta arrivando a sprombattuto. Però un'azienda come OpenAI, con ChatGPT che è stato il boom dell'intelligenza artificiale, è passata da $0 di fatturato a 1,2 miliardi in 12 mesi. ChatGPT è stato il primo prodotto digitale che in un mese è arrivato a 1 milione di utenti, una cosa così, cioè una roba mai vista. Il dato curioso è che, tra l'altro, questo è stato raggiunto senza marketing, cioè budget marketing zero, cioè non hanno fatto pubblicità, nessuno sapeva di ChatGPT fino a quando non è stato rilasciato. È incredibile che però nel 2022, cioè l'anno prima, sembra dal bilancio di OpenAI che abbia perso $550 milioni. Cioè praticamente brucia $700 mila al giorno solo per far girare l'infrastruttura dove vive ChatGPT. Quindi è vero che ci sono grandi ricavi, è vero che ci sono anche un sacco di costi legati a far girare questo tipo di tecnologia, motivo per cui non credo che avremo mai una intelligenza artificiale italiana o europea, con buona pace dei populisti e dei nazionalisti, semplicemente perché non ce lo possiamo permettere. Non sono investimenti che uno Stato o addirittura una regione si può permettere. Cioè, solo i big tech hanno questo budget da investire in ricerca e sviluppo. Un secondo aspetto è che alla fine siamo tutti sostituibili. Faccio un esempio. Di solito uno dice: no, io sono io, nessuno può sostituirmi in quanto persona. Bene, con le nuove tecnologie è possibile far generare dei video all'intelligenza artificiale di me stesso e vi assicuro che il video è assolutamente indistinguibile dall'originale.
se gli si dà abbastanza materiale all'intelligenza artificiale per allenare il modello, è praticamente indistinguibile, cioè il test di Turing viene superato. Ultimo aspetto, intelligenza generativa generalista. Questa è la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, cioè l'idea che un giorno si arriva a sviluppare un programma, chiamiamolo così, che è più intelligente degli esseri umani. Allora, 5-6 anni fa si parlava di una deadline di 30 anni. Musk dice 2-5 anni. Io ho il dubbio che OpenAI abbia già qualcosa di questo tipo, già pronto, ma per ragioni puramente di business ancora non lo fa uscire, perché deve remunerare il prodotto ChatGPT, che è assolutamente una strategia condivisibile. Ho fatto degli investimenti, ho un prodotto che funziona bene e voglio massimizzare il guadagno con quello che ho. Va bene, partiamo adesso con, a parte queste considerazioni, partiamo con i tre trend che citavo prima. Partiamo dalla robotica. Nel settore della robotica stiamo vedendo qualcosa di interessante che però deve far riflettere. Questa azienda, Figure AI, lascio tutti i link in descrizione del podcast, è un'azienda che è nata 12-16 mesi fa, più o meno, ha lanciato un robot che ha imparato a fare il caffè. Ok, la domanda è: ma è necessario per l'umanità avere una AI che è in grado di fare il caffè? No, ovviamente no, sopravviveremo anche senza. Non è questo il punto. Qui il punto è che il robot ha imparato da solo, cioè non è stato programmato, non gli hanno insegnato a fare il caffè, svuota, metti l'acqua, accendi, schiaccia. Lui osserva e impara. E questo è interessante. Vuol dire che oggi ha imparato a fare il caffè, domani può imparare a cucinare e dopodomani può fare, che ne so, un impianto elettrico in una casa. Chi può dirlo? Si deve solo copiare e imparare. Quindi inizia ad aprirsi uno scenario che era impensabile fino a 5 anni fa. Consideriamo Tesla. Molti pensano che sia un'azienda che fa auto. È sbagliato. Non è un'azienda di automobili. Tesla è un'azienda di robotica AI. Cioè, di fatto, l'auto che fa la Tesla è un robot con le quattro ruote. È una specie di Optimus Prime teleguidato. Adesso Tesla ha applicato la stessa tecnologia che utilizza per la guida autonoma a un robot per piegare le magliette. Banale, no? È un compito ripetitivo che viene risolto con l'intelligenza artificiale che magari avevamo già 10 anni fa, ma per la prima volta abbiamo l'hardware che supporta le potenzialità dell'AI, cioè è arrivato prima il software dell'hardware. Adesso c'è la possibilità di costruire dei robot domestici che ci aiutano nelle faccende di tutti i giorni. Quindi siamo sostituibili? Su attività ripetitive il robot è assolutamente migliore dell'essere umano. Questo è palese, ma non deve spaventare. Bisogna semplicemente prendere atto e capire dove l'essere umano può dare il valore aggiunto. Questo secondo me è l'approccio giusto con cui guardare queste tecnologie. È chiaro che qualcuno potrebbe invece chiedersi: ok, ma se fa tutto il robot e l'intelligenza artificiale, che lavoro faremo noi come esseri umani? Qua saranno le sfide dei prossimi 20 anni. Passiamo alla realtà virtuale, realtà aumentata. È uscito Apple Vision Pro. Credo che sia per la prima volta un dispositivo che permette veramente di utilizzare questa tecnologia al meglio. È ancora ingombrante, è poco, forse poco più di un prototipo, però è già un prodotto. Ed è già molto molto realista, voglio dire. Ho visto dei video in cui facevano provare a giocare a ping pong con l'Apple Vision Pro a giocatori professionisti, e alla fine uno dei giocatori cercava di appoggiarsi al tavolo di ping pong. Ecco,
quando la tua mente non distingue più la realtà dalla realtà virtuale, ecco, allora vuol dire che questa tecnologia ha raggiunto il suo scopo. Paradossalmente già mi immagino tra, non lo so, 20 anni progettare qualcosa come Tony Stark che progettava i pezzi della sua armatura gesticolando nell'aria in modelli 3D. Non è tanto lontano, perché con Vision Pro questa cosa è già possibile. Quindi finalmente iniziamo a vedere un prodotto che può essere veramente uno spartiacque col passato per applicare questa tecnologia in modo produttivo ed efficace. Passiamo adesso alla intelligenza artificiale vera e propria. Ci sono molte novità in questo campo, ormai è un mondo velocissimo, le novità si susseguono senza sosta. Provo a riassumere quattro soldi dei miei pensieri su questo tema. L'AI non è qualcosa che mi spaventa, è secondo me un altro strumento che deve essere utilizzato nel lavoro di ogni giorno, semplicemente perché mi velocizza attività che altrimenti mi richiederebbero molto tempo. Non c'è nulla di male. Immagino che, ad esempio, molti utilizzano assistenti digitali come il Google Assistant, Alexa, però sono un po' diversi rispetto a ChatGPT, per esempio. L'assistente io lo utilizzo per, ad esempio, mettere timer, fissare promemoria, aggiungere cose alla lista della spesa, cose molto banali. Ecco, se lo paragono a quello che può fare ChatGPT, lì è molto diverso. ChatGPT è nato per simulare l'interazione umana e dare un'esperienza di conversazione più naturale possibile. Quindi mi saluterà, mi dirà: ciao Francesco, come stai? Come è andata la tua giornata? Può addirittura illudermi che ci sia veramente un assistente in persona, un po' come Jarvis. ChatGPT, da un certo punto di vista, ricorda l'interazione che viene mostrata nei film della Marvel con Jarvis. E senza dimenticare che la velocità con cui questi modelli evolvono è strabiliante. Ogni giorno esce un modello nuovo. Ad esempio, qualche settimana fa è uscito un nuovo prodotto, si chiama RabbitR1, link in descrizione se volete andare a vedere il sito. Ho visto la presentazione sul sito, è una roba spaziale, è praticamente un dispositivo quadrato, colorato, che è grande quanto un post-it, viene fatto da un'azienda svedese di ingegneri con un piccolo touchscreen, c'ha una telecamera e un microfono, ed è un assistente digitale da indossare, cioè ci parli e ci interagisci. Ad esempio, gli chiedi: ma a che ora c'è il mio film al cinema che voglio andare a vedere? Lui ti risponde e ti chiede: ah, bella idea, sai che di solito tu vai in questo cinema e gli orari di questo cinema sono questo, vuoi che te lo prenoto? E potrebbe addirittura prenotartelo. Quindi si apre addirittura la portabilità. Adesso è grande come un post-it, ma potrebbe diventare addirittura più piccolo in futuro e avere questo tipo di assistenti sempre a disposizione. Un altro aspetto interessante che viene magari sottovalutato è la creatività. Spesso ci si chiede: l'AI può raggiungere l'intelligenza, la creatività e l'empatia umana? Allora, ho visto del materiale su internet dove hanno fatto degli studi e hanno fatto confrontare le risposte di un medico con le risposte di un'AI. Tipo, sai, faccio le foto alla macchia della pelle, chiedo all'AI di fare una valutazione medica, eccetera, no? Cose così. La cosa interessante è che da questi studi emerge che la maggior parte dei pazienti ritiene di aver avuto una migliore risposta anche dal punto di vista emotivo dall'AI. Ma dice: ma com'è possibile che una macchina può essere più empatica di una persona vera? Sì, è possibile. Cioè, consideriamo un attimo la situazione dei medici in Italia.
I medici di base sono sempre di meno, hanno sempre più pazienti, devono tracciare tutto sul sistema nazionale, quindi passano più tempo a scrivere dal computer che a ascoltare il paziente ormai, purtroppo, perché questa è la situazione. Se poi consideriamo che magari vai alle 6, alle 7 di sera dal medico che è stanco a fine giornata, cioè la qualità del tempo che ti dedica magari non è di alta qualità, ma non gliene faccio una colpa assolutamente, è più che altro una constatazione. Al contrario, con l'AI il paziente può parlare 12 ore di fila, mica si stanca, magari ride anche alle sue battute. E se questa interazione è indistinguibile dall'essere umano perché supera il test di Turing, perché no? Si potrebbe magari discutere sull'accuratezza delle risposte, questo le sto dando per scontato che le risposte del modello siano sempre accurate, veritiere, cosa che non è così, cioè, non dimentichiamocelo, in questo momento ancora l'accuratezza delle risposte di questo tipo di prodotti non è ancora al 100%, 90%, quindi, però comunque ci fa capire come stanno cambiando le cose. Quindi abbiamo creatività, empatia, produttività che si sommano, si intrecciano e per la prima volta abbiamo qualcosa che può mettere insieme tutte queste caratteristiche. Ci sono strumenti come Beautiful AI dove puoi fare addirittura generare un'intera presentazione, che sono anche carine, tra l'altro le ho viste, ma sono anche sopra la media di presentazioni che ho visto lavorativamente parlando. Cioè l'intelligenza artificiale ti genera, non so, 20 slide con testi, espansioni del testo, ti genera le immagini, ti fa dei grafici e diventa un acceleratore pazzesco per i content creator. Pensiamo ai contenuti scritti, no? Ormai viviamo di miliardi di notizie, è difficile stare dietro a tutto. Ci sono delle AI che sono specializzate nel riassumere ed estrapolare il testo, punti principali, eccetera. Cioè, gli dai 70 pagine di articolo e lui ti tira fuori 4-5 punti principali, non male. Immagini, video, ormai ci sono miliardi di siti che ti permettono di generare un logo o un'immagine partendo da una descrizione, un intento, gli do le specifiche e tiro fuori quello che mi serve. Ma allora cosa devo andare a fare da un designer per fare la stessa cosa che in 5 minuti me la fa l'AI? Il problema è che oggi, soprattutto nel contenuto immagine e video, il mondo gira su formati brevi, i reel, TikTok, queste cose, no? Quindi ormai per attirare l'attenzione devi puntare sulla qualità e quindi devi interpellare un videomaker, devi far ottimizzare il contenuto per le varie piattaforme, estrarre il reel dal video, eccetera. Adesso c'è un sito, opus.pro, tu gli carichi il video e lui ti fa esattamente questo lavoro, anzi ti suggerisce addirittura i contenuti che possono diventare virali, cioè pazzesco. Quindi per concludere, così chiudo questa puntata che è leggermente più lunga di quanto avrei voluto, ma ci sono tanti temi da affrontare. Il livello a cui siamo giunti in questo momento, quindi nel 2024, è incredibile. Cioè abbiamo un'intersezione tra AI, robotica, realtà virtuale, realtà aumentata, produttività, hardware, tutto nello stesso momento. Onestamente non ho mai visto una situazione del genere. Come si affronta questo mondo nuovo che ormai si è affacciato? La risposta non ce l'ha nessuno. Cito Montemagni, che mi piace sempre nei suoi video, magari un po' come dire, faciloni, ma che comunicano sempre molto bene il contenuto. Mi piace il suo modo di comunicare le cose. Lui una volta ha detto che l'AI è un po' come le relazioni, cioè devi avere un rapporto con l'intelligenza artificiale, non puoi far finta che non ci sia. Dire abbiamo sempre fatto così, è necessario confrontarsi con questo tipo di cambiamento, va gestito al meglio. Il confronto deve essere però un confronto attivo, perché questa tecnologia evolve talmente velocemente
che dobbiamo essere in grado di reagire con la stessa velocità. Ormai quando si parla di strategie aziendali, sempre di più si parla di AI first. Poi magari la uso poco, in parte solo alcuni settori, però già parto con questo tipo di tecnologia onboardata. D'altra parte, giusto per citare Philippe Kotlier, chi non si adatta e non si evolve prima o poi scompare. Quindi dobbiamo assolutamente reagire e governare queste nuove tecnologie che si affacciano ogni giorno. Spero che questa puntata un po' di riflessione vi sia piaciuta, spero che questi temi vi possano interessare. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che questo podcast è da marzo disponibile su tutte le piattaforme di streaming, è disponibile anche su YouTube adesso, quindi potete lasciare commenti su Spotify, su YouTube, sulla piattaforma di streaming dove state ascoltando il podcast. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo nella prossima puntata.